Amiche e amici della Pallamano, dunque Pala Zizi di Fasano, gara 1 di finale scudetto tra Junior Fasano e Loacker Volkspunk Bolzano. È il primo atto della finale che mette di fronte la formazione pugliese campione d'Italia e la formazione Alto Atesia per il titolo di squadra campione d'Italia, squadra che stanno facendo il loro ingresso in campo per questa attesissima gara che appunto apre la serie di finale e fa seguito alla finale di Coppa Italia, che invece aveva visto avere la meglio la Junior Fasano con il punteggio, lo ricorderete, di 31-30, una gara in rimonta della formazione fasanese, poi trionfatrice grazie appunto a una gara in crescita e che ha portato alla vittoria della terza Coppa Italia della squadra allenata da Francesco Ancona. Cornice di pubblico davvero splendida qui alla palestra Zizzi. Andiamo insieme a vedere quelle che sono le formazioni delle due squadre. Iniziamo dal Fasano con il numero 16 Vito Fovio, numero 32 Martino Cedro, numero 14 Flavio Messina, numero 17 Leonardo De Santis, numero 6 Paolo De Santis, numero 5 Pasquale Maione, numero 13 Demis Radovcic, numero 18 Andrea Alves Leal, numero 23 Miguel Murgia, numero 10 Stefano Arcieri, numero 7 Filippo Angiolini, numero 3 Nicolò D'Antino, numero 11 Davide Pugliese, numero 62 Andrea Ostuni in panchina, Francesco Ancona. Per quanto riguarda invece la Loacker Volkspunk Bolzano, numero 5 Gianluca Dapiran, numero 19 Felipe Gaeta, numero 22 Annesine Rebner, numero 10 Andrea Scammerer, numero 6 Lucas Waldner, numero 4 Nicola Riccardi, numero 3 Martin Sonner, numero 14 Mario Sporcic, numero 11 Andreas Stricker, numero 23 Dejan Turkovic, numero 2 Alessio Moretti, numero 12 Patrick Oberkofler, numero 18 Francesco Mbaie, numero 1 Matte Volarevic. Il tecnico del signor Alessandro Fusina a dirigere l'incontro, la coppia formata dai signori Francesco Simone e Pietro Monitillo, entrambi di Altamura. Come detto, finale che apre la serie per il titolo italiano, la serie per lo scudetto. Ed è una finale che arriva dopo la contesa in Coppa Italia, che aveva visto avere la meglio la formazione del Fasano. È la quarta finale consecutiva per lo scudetto tra queste due squadre, ma la sesta invece consecutiva per quanto riguarda il Bolzano. Fasano ha vinto le ultime 5 partite di finale consecutive contro il Bolzano. Il bilancio tra queste due squadre è di 24 partite in totale, di cui 11 vittorie del Bolzano e 13 per quanto riguarda il Fasano. Squadre che dunque stanno facendo i loro urli di rito e poi si andranno a posizionare sulla 40 per 20 della palestra Zizzi, gremita in ogni ordine di posto, non poteva essere altrimenti. È tutto pronto, andiamo a vedere gli starting seven. Per quanto riguarda il Bolzano, c'è Volarevic in porta, Waldner e Sonner sulle ali, terzini sono Moretti, Turkovic e Sporcic in rebeni, il pivot Volarevic come detto in porta. Vedremo poi se Moretti lascerà spazio nella fase d'attacco a Felipe Gaeta, mentre per quanto riguarda il Fasano, Fovio tra i pali, le ali sono De Santis e D'Antino, le ali nel centrale con Paolo De Santis nella posizione di terzino destro, Pasquale Maione alla sinistra, Demis Radovcic, Leonardo De Santis terzino sinistro. È iniziata la finale scudetto, gara 1 della Serie A maschile edizione 2016-2017. Attacca da destra a sinistra dei vostri schermi in maglia bianca-azzurra la Junior Fasano, in maglia bianco-rossa invece il Bolzano. Ultimo precedente qui alla palestra Zizzi, la finale di Supercoppa a dicembre che aveva visto vincere il Fasano. De Santis per il primo attacco della partita, parato subito Volarevic sulla ribattuta, sarà Benta Maione che però commette una invasione e c'è un cambio di possesso, nulla di fatto, 0-0 il punteggio, 42 secondi che se ne sono andati. Primo attacco del Bolzano, tra i fischi del pubblico della Pala Zizzi, e c'è Sporcic che esce nella fase d'attacco per dare il cambio a Gaeta. Turkovic, Moretti,
lo ha arriscato subito il coach Fusina dal primo minuto, Alessio Moretti. Fusina che rispetto alla finale di Coppa Italia ha cambiato anche per quanto riguarda l'ala sinistra, c'è Waldner in posizione di ala, appunto al posto di Da Piranni, è arrivato il primo gol della partita, l'ha messo a segno il terzino sinistro Alessio Moretti, classe 94, è arrivato dal Cassano Magnago a gennaio, che si sblocca subito, va a trasformare il gol dell'1-0, 1,5 sul cronometro della partita. Attacco del Fasano. C'è un errore in fase di conclusione. 9 metri. De Santis. Leal. La palla poi per Leonardo De Santis. Tentativo di passaggio al pilota, palla che non arriva a destinazione, c'è il contropiede sbagliato per Waldner, la palla che non arriva sul tentativo di lancio da parte di Volarevic, che non si è inteso con il capitano della formazione Alto Atesina. Sempre 1-0 il punteggio, 2:31 sul cronometro. Leal, De Santis, la conclusione sopra il muro, ha bloccato l'azione Sporcic, il contropiede del Bolzano con il tiro e la rete di Martin Sonner, che se n'è andato molto bene, è andato a mettere dentro la palla che permette alla Bolzano di portarsi subito in doppio vantaggio, 2-0 il risultato. Nove metri, Leal, le finte di Leal, poi la palla per Dantino, c'è una irregolarità ai danni di Pasquale Maione, difesa troppo energica di Sporcic che viene punito con un cartellino giallo. 9 metri, ha rimesso in gioco Maione. De Santis, Leal, la conclusione di Leal, palla che però finisce sulla parte esterna della porta, difesa da Volarevic, e la Bolzano può ripartire in velocità, tentativo di servire in rebbia, non c'è fallo, può ripartire Radovcic che se ne va in palleggio, Radovcic, la virgola di Radovcic, meraviglioso il gol di Denis Radovcic che fa esplodere il pubblico della Palazzisi, gol davvero fantastico di Radovcic, 2-1, Sonnerer dall'altra parte, altra perla da parte di Martin Sonnerer, pallonetto fantastico e spettacolo da una parte e dall'altra, prima la virgola di Radovcic, poi il pallonetto da parte di Martin Sonnerer, 3-1 il risultato, c'è anche un'ammonizione ora per Denis Radovcic, è stato sanzionato per una irregolarità su Gaeta. Si gioca Leal, palla per Maione che si gira, che gol ha fatto Maione, mamma mia che gol di Pasquale Maione all'incrocio dei pali, gol spettacolare di Maione al quinto minuto, 3-2 il punteggio, ammonizione adesso per Messina. E si riprende a giocare, 3-2, abbiamo visto gol pazzeschi da una parte e dall'altra. Calma il ritmo della propria azione adesso il Bolzano che ragiona con Gaeta. Le finte di Gaeta, poi il tiro di Moretti a mezza altezza, controlla Fabio, può ripartire in velocità il Bolzano, palla per Radovcic che prova ad infilarsi, lo ferma Gaeta in maniera efficace. Fallo su Radovcic, 9 metri, De Santis.
palla per Paolo De Santis, poi Leal che prova a cambiare ritmo, Leal la palla per Maione che agguanta quella sfera vagante e mette dentro il gol del 3-3. Ha impattato Fasano con la rete, la seconda personale di Pasquale Maione. Altra rete dunque. Iner Ebner. Palla che viene recuperata. Il tiro di Gaeta, palla all'incrocio dei pali, gol splendido. Gran gol. C'è l'attacco adesso della Fasano. De Santis. La virgola di Leal, che gol da parte di Leal per la rete da parte della Fasano per il 4-4 al settimo minuto. Rete veramente meravigliosa. Gaeta. Le finte di Gaeta, poi la palla per Moretti, il tiro di Moretti che ha messo dentro per il 5-4 all'ottavo minuto. 8 sul cronometro, 5-4 il punteggio in favore della Junior Fasano. De Santis, tentativo di Maione, fallo. Leal. Il tiro di Leal, rete per il 5-5 al nono minuto. Turković. Le finte ancora, poi Moretti, ma lui in elevazione, che partita fino ad ora di Moretti, ha messo dentro. Ancora un gran gol. Davvero molto bello questo gesto tecnico. 6-5 il punteggio, 9:47 sul cronometro della partita. Leal. C'è un fallo. Leal ancora. Le finte di Leal che è stato colpito ora da Turković in maniera forse fortuita. Sta per ripartire con un pallone nelle mani di Maione. Punteggio di 6-5 in favore della Bolzano con un avvio di partita che ha visto sicuramente protagonista
Alessio Moretti, De Santis, Leal, va lui in elevazione, tocca il muro e poi l'ultimo a deviare è Volarevic, che è riuscito dunque ad evitare che la pallone rimanesse nelle mani della Fasano. Il tiro di Turkovic fermato però fallosamente da Nicolo Tantino. Si ripartirà dunque con un 9 metri. Turkovic, Moretti, Turkovic ancora, Gaeta che va in elevazione, palla che ha battuto sul palo, poi il gol di Andersen Rebler, che è stato il più lesto a raccogliere la ribattuta e ha messo dentro il gol del 7-5, rete che porta la firma ora di Andersen Rebler. E si riparte con l'attacco in favore del Fasano. Leal, De Santis, lo scarico, ha subito fallo però, cambio di possesso, ha commesso lui il fallo in attacco. Waldner per il Rebler che si gira, il tiro di Rebler sarà tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri. In favore del Bolzano. Turkovic. Contro Fabio, il tiro di Turkovic che ha realizzato l'8-5, nuovo massimo vantaggio in favore della formazione del Bolzano, 8-5 il punteggio. Radovcic, Leal, le finte di De Santis, e c'è il time out. E andiamo a bordo campo da Marcello Festa per ascoltare le sue opinioni un attimo con Alessandro Tarafino per un la durata di questo time out. È ripreso il gioco. Leal, De Santis, il tiro di De Santis che ha messo il pallone all'incrocio, rete. Gaeta, le finte di Moretti, il suo tiro, palla che è stata bloccata in qualche modo da Fabio e poi si sta per riprendere a giocare
con l'attacco della Fasano, 8 a 6 il punteggio. Si gioca Leal, De Santis, fallo su De Santis. Si riprende a giocare Leal. La conclusione di Maione, rete dell'8-7, ha segnato Pasquale Maione, è andato a mettere dentro per il nuovo meno 1. Il gioco è fermo al momento. Gaeta, le finte per un tentativo ora da parte della Bolzano, vincente per il 9-7, ora il gioco che viene momentaneamente fermato. C'è un problema probabilmente con la porta di Vito Fovio, con la rete della porta di Fovio. Gioco ancora fermo. Si sta per riprendere a giocare con il pallone nelle mani. Gioco che è ancora fermo. Pallone nelle mani di Fovio per la ripresa del gioco. Leal. Leal ancora, spazio avanti a sé, deve andare su De Santis, poi lo scarico per Dantino che va su e la mette dentro. Niccolò Dantino che fa esplodere il pubblico della palestra Zizi per la rete dell'8-8, il Fasano che dunque ha rimesso in piedi la partita, lo ha fatto con questo gol da parte di Niccolò Dantino, tutto in equilibrio, 8-8 al quarto d'ora. Turković. Pallone poi per Moretti, le finte di Turković, il tiro bloccato, il muro, si può ripartire, il contropiede, la palla per Dantino, Radovčić, la conclusione all'incrocio dei pali da parte di Davis Radovčić, 9-8, azione velocissima del Fasano, Radovčić che addirittura dai 9 metri si è preso un tiro difficilissimo che solo un giocatore della sua classe sa gestire e sa trasformare, e nella rete della più 1 in favore del Fasano. Turković, Moretti, l'attacco è per il Bolzano,
Turković, tentativo di passaggio sulla linea dei 6 metri che non arriva a destinazione. C'è un fallo. Time out. Gioco fermo. È arrivata la rete del 9-9, il punteggio in parità, quindi adesso con il Fasano che attacca De Santis. Parole per Leal. De Santis. Leonardo De Santis. Leal ancora, una serie di finte. Paolo De Santis, Leonardo De Santis, il pallone sulla linea, prova a girarsi, ha subito fallo però. Le finte ancora di De Santis, poi fallo di nuovo, la segnalazione di passivo. Leal, ancora fallo. Siamo al 18esimo, 9-9. C'è ancora un fallo. Turković subisce fallo. Tocca a Turković, palla per Waldner che si prende la conclusione e va a realizzare. Si riprende a giocare con l'attacco per Leal. Conclusione fallita da parte di Leonardo De Santis, scambio di possesso.
E si riparte. Con la conclusione da parte di Moretti per la rete. De Santis. È finta di Leal che però ha subito fallo. Leal. E c'è la rete da parte di Alves Leal, che è riuscito a mettere dentro per l'11-10. Sua la rete dell'11-10. E c'è l'attacco per De Santis. Leal ha subito fallo. Leal ancora. Paolo De Santis. Leal riesce a proteggere il pallone. De Santis e il suo tiro. C'è il cambio di possesso. E c'è un fallo ora. Gioco è fermo. Siamo sul 10-11 al 22esimo minuto del primo tempo e c'è il pallone nelle mani del Bolzano, che ha appena subito la rete di Leal, una rete che ha permesso alla formazione pugliese di riportarsi sul meno uno. Gaeta, Moretti, Gaeta, Turković, Hinnerebner, palla larga per Sonner, ma c'è un fallo in attacco, cambio di possesso quando siamo al 23esimo minuto. Leal, Dantino, Leal ancora. De Santis, Leal. Angiolini, la serie di finta, poi il tiro di Paolo De Santis che incrocia splendidamente. E al 23esimo minuto anche qualcosa in più. Il Bolzano perde questo pallone
può ripartire in velocità il Fasano, errore sul lancio però da parte di Radovcic, non è riuscito Dantino a tenere in campo il pallone. E al piccolo trotto il Fasano può ripartire, il Bolzano anzi può ripartire. Gaeta, Moretti, Turković, la finta di Turković, poi Gaeta, la conclusione, rete, spiazzato Fovio. 12-11, è arrivato il gol da parte di Luis Felipe Gaeta al 24esimo minuto del primo tempo, meno di 6 all'intervallo. E si gioca. Angiolini, prova lui lo scavalcamento su Moretti che riesce in qualche modo a fermarlo. Angiolini, va dentro Angiolini che ha spazio. Ha battuto Volarevic, grande coraggio per Filippo Angiolini che è andato a mettere dentro questa rete. E ora si gioca, 12-12 il punteggio, il gol messo dentro da Filippo Angiolini, ottimo impatto sulla partita per Angiolini. Turković, la conclusione di Turković, errore, ma fallo su di lui e quindi 9 metri. Prova Turković, poi lo scarico, la palla per Sonner, ha parato Fabio, la ribattuta di Inner Ebner e c'è un fallo su Hannes Inner Ebner. Il gioco che resta fermo. E si riprende a giocare. Anzi, il gioco è ancora fermo perché si sta asciugando il campo. Tra poco si riprenderà a giocare con il pallone nelle mani della SSV Loacker Volksbank Bolzano. Gaeta, Turković, le finte di Turković, poi Moretti, Gaeta ancora. Lo scarico per Sonner che va a prendersi il tiro, pallonetto di Sonner, palla che batte sul palo, nulla di fatto, ha fallito questa conclusione la formazione della Bolzano con Sonner. Leal, 26 minuti e mezzo sul cronometro del primo tempo. Leal, è il gol da parte di Alves Leal, molto molto bravo, ancora una bella azione da parte del brasiliano che è riuscito a mettere dentro il gol del nuovo vantaggio di Fasano, 13-12. Gaeta,
palla per Turković, le sue finte, palla per Inerebre, il passaggio, si gira Inerebre al tiro dai 7 metri. E c'è un 2 minuti per Paolo De Santis. È costretto quindi ad accomodarsi in panchina, sarà superiorità numerica per il Bolzano, va Dejan Turković contro Fabio. Il tiro, il gol da parte di Turković. Parità 13-13. Attacco Fasano. De Santis, Dantino. Le finte, poi il pallone che non arriva a destinazione. Prova De Santis, ma c'è un cambio di possesso. Cambio di possesso. Si gioca con il punteggio che ora è di 14-13 al 29esimo minuto del primo tempo. Ad attaccare il Fasano, Maione. Fallo. De Santis, Maione, Leal, conclusione vincente da parte di De Santis, è andato ad infilarsi tra primo e secondo difensore. Mancano 20 secondi alla fine del primo tempo. 14-14 il punteggio. Attacca il Bolzano con Turković, vediamo se questo è l'ultimo attacco del primo tempo. Il tiro di Turković, gol di Dejan Turković, 15-14, ed è così che si va negli spogliatoi, così che finisce il primo tempo di questa gara 1 di finale scudetto, con il Bolzano avanti sulla Fasano di 1-15-14. Noi ci fermiamo, a tra poco.
Torniamo in diretta dalla palestra Zizi di Fasano, gara 1 di finale scudetto della Serie A maschile, prima divisione nazionale tra Junior Fasano e Loacker Volksbank Bolzano, 15-14 in favore degli altoatesini alla termine del primo tempo di questo primo atto della serie di finale scudetto. Si replicherà poi sabato prossimo alla Pala Gesteiner in casa quindi degli altoatesini, e scopriremo in quel caso se sarà poi necessaria l'eventuale gara del 31 maggio prossimo. È iniziato il secondo tempo, attacca in maglia biancorossa da destra a sinistra dei nostri schermi il Bolzano. Turković, c'è l'anticipo da parte di Paolo De Santis che ha rubato un ottimo pallone. De Santis rete da parte di Paolo De Santis per il 15-15. C'è uno scarico ora e la tentativo ha parato Fovio. 43 secondi che se ne sono andati nel corso del secondo tempo, avvio favorevole alla Fasano che ha trovato subito una rete con De Santis e poi è riuscita con Fovio a impattare. C'è un fallo ora in attacco Turković. Gaeta, Moretti, giro di palla, c'è un fallo su Inner Ember che aveva provato a girarsi in qualche modo, è rimasto a terra Turković che ha chiesto il cambio. Turković che resta a terra, si è alzato Riccardi, potrebbe essere un duro colpo questo per il Bolzano. Turković ha fatto subito segno alla panchina di volere il cambio, di avere necessità di uscire. Siamo a bordo campo, apriamo il microfono di Marcello Festa. Torniamo in cronaca, grazie Marcello, grazie Alessandro Tarafino che ci assistono in telecronaca da bordo campo. È ripreso il gioco con Turković che però ha dovuto lasciare il campo, dunque c'è la parata di Fovio sul tentativo di Moretti, poi il tentativo d'anticipo proprio dello stesso Moretti, fallo di Gaeta su Messina. Si scalda un po' il pubblico della Pala Zizi, pallone nelle mani del Fasano.
15 a 15 il punteggio. De Santis, il tiro di De Santis, c'è la parata di Volarevic, si riparte in velocità, prova Sonnerer, rete di Martin Sonnerer, c'è il gol per il 16-15. De Santis, prova lui la penetrazione, c'è fallo. Nove metri. Il tiro è tra le gambe, la rete di De Santis. Siamo sul 16-16. Con l'attacco ora da parte della Bolzano. Il tiro centrale di Moretti, poi è sua la ribattuta e arriva il gol da parte di Moretti. De Santis, c'è un fallo su Maione che ha provato a girarsi. Due minuti per Gianluca Dapiran che deve dunque lasciare il campo. Sospensione temporanea per Dapiran con l'uomo in meno il Bolzano. Va dentro De Santis, gli chiude la porta in faccia a Volarevic, allora può provare ad accelerare il Bolzano che però è costretto a rallentare perché non ci sono spazi. Il Fasano è rientrato in maniera abbastanza veloce ed efficace. Gioco fermo. Con Fusina ha avuto qualcosa da dire all'indirizzo del direttore di gara, è ancora fuori Turkovic. Dopo lo scontro di gioco che lo aveva costretto ad accomodarsi fuori. È ancora fermo il gioco. Riccardi. Le finte da parte di Gaeta, poi la conclusione, palla che batte sulla traversa e torna sulla linea di porta. Maione che accelera, larga la palla per Leal, ma il passaggio è completamente fuori misura. Palla che è finita di molto oltre la linea laterale. Erroraccio stavolta di Maione, sempre più uno Bolzano, 17-16. Riccardi, Moretti, Moretti ancora, giro di palla, prova ad andare dentro Moretti, il gol da parte di Gaeta che è andato in elevazione nonostante l'opposizione da parte della difesa avversaria, è riuscito a trasformare la palla che vale il 18-16 più 2, il punteggio in favore della Fasano. Prova un passaggio dietro la schiena, Leale un passaggio azzardato, come azzardata però è questa tentativa di rilanciare il contropiede da parte di Gaeta, ha recuperato palla in la Fasano, fallo su Leal.
Radovcic, va dentro Radovcic che sbaglia, però un'occasione facile questa volta Demis Radovcic, gran parata di Mate Volarevic. In questo frangente sempre più due il punteggio in favore della Bolzano che attacca. Moretti ha subito fallo. Rimetterà in gioco Kammerer. Riccardi. Palla per Riccardi da parte di Gaeta. Il pallone che però arriva a destinazione, sì, ma c'è stato un fallo. Fallo su Riccardi. Va su Sonnerer che ha fallito, però c'è la parata da parte di Vito Fovio. De Santis per Maione che prova a girarsi in qualche modo, fallo. Il gioco che è ancora fermo. De Santis, 38 minuti, Leal per Radovcic, c'è la volante per De Santis, c'è l'anticipo di Riccardi che è stato bravo a leggere l'azione. Può ripartire allora in velocità il Bolzano direttamente da Gaeta a Riccardi. Riccardi in caduta, fuori, errore al tiro di Riccardi. Leal per il ribaltamento, la velocità della Fasano. De Santis che trova avanti a Semoretti, incrocio per Dantino Leonardo. De Santis rallenta il ritmo dell'azione. Finta di De Santis, prova Maione a tirare in caduta, è stato però fermato prima di andare a concludere Pasquale Maione per una irregolarità in attacco. Gaeta ha subito fallo. Conclusione cercata da parte di Gaeta, palla che però è finita alta, nulla di fatto. Leal, nove e mezzo sul cronometro del secondo tempo, 39 e mezzo complessivi, avanti c'è il Bolzano, più due Angiolini, ne è entrato Leal, la conclusione sorprende muro e portiere e trasforma Alves Leal. Il risultato ora di 18-17. Gaeta, il tiro da parte di Moretti, rete di Alessio Moretti, grandissimo apporto da parte sua questa sera, davvero una gran partita, l'ha voluto in campo sin dal primo minuto il coach Alessandro Fusina e non ha tradito le attese. Moretti che sta giocando soprattutto in attacco una partita davvero da trascinatore. De Santis
Angiolini, lo scarico, poi il pallone per Radovcic che è stato toccato al momento del tiro, è riuscito nonostante l'opposizione a mettere dentro la palla della 19-18. C'è un 2 minuti per Gaeta, 2 minuti per Felipe Gaeta. Superiorità numerica a favore quindi del Fasano con la rete di Radovcic e i 2 minuti per Gaeta. Riccardi, Sonnerer, Sporcic, il tiro di Moretti e c'è il gol del solito Alessio Moretti, ancora a segno. Si riparte con questo attacco da parte di De Santis per Angiolini che agisce come centrale. Rete della Junior Fasano, è arrivato il gol. Riccardi per l'attacco della Fasano, partita apertissima, 20-19 il punteggio. Arriva la rete da parte di Gianluca Dapiran e il Bolzano che ha sfruttato la superiorità, la parità numerica anzi creata grazie alla possibilità di schierare un ulteriore giocatore di movimento con Volarevic in porta. Dall'altra parte Radovcic che ha fallito, però il pallone è parato da Volarevic. Ventuno a 19 il risultato. Il gioco è fermo, c'è un time out. Telecronaca dopo il time out, dopo l'intervento di Marcello Festa con Alessandro Tarafino a bordo campo, 22-19 il punteggio. Avanti c'è il Bolzano e l'errore di Maione dalla linea dei 6 metri che spreca malamente
andando a colpire il palo, errore di Pasquale Maione. Gaeta va dentro, infrazione di passi, errori da una parte e dall'altra. Con il punteggio che dà ragione alla Bolzano. Leal. E arriva il gol di Maione, che si rifà dell'errore di poc'anzi, stavolta riesce a trasformare per il 22-20. Gaeta, lo scarico per Sonnerer, che è stato colpito alla spalla in maniera forse involontaria da Arcieri. Il tocco però c'è stato, c'è un 2 minuti e Sonnerer che resta dolorante a terra. Sonnerer ancora a terra, dolorante. Ed ecco l'inquadratura. C'è Soler a terra, dolorante, con il risultato sul più 2 in favore del Bolzano, ma Sonnerer che è ancora a terra. Andiamo a bordo campo da Marcello Festa. Il punteggio, torniamo in telecronaca. Leal attacca Fasano che deve recuperare due reti, ci atterra Radovcic, va in elevazione De Santis, il suo tiro è finito al lato, errori da una parte e dall'altra e crampi per De Santis. Che resta a terra dolorante, si sta contorcendo per il dolore De Santis. È finito a terra nel rientro, nella fase di rientro De Santis, e ora sta accusando molto dolore.
Ecco l'inquadratura per De Santis a terra, che viene soccorso dallo staff medico della Fasano. Ricordo che il Bolzano sta già facendo a meno di Gaeta e nel contempo di Turković. Ancora a terra De Santis, sempre fermo il gioco. De Santis che viene aiutato a rialzarsi, viene accompagnato fuori da Volarevic, gesto molto sportivo il suo, e dai compagni di squadra, in particolare dal capitano Flavio Messina. Si gioca Riccardi, Gaeta, una serie di finte, poi la palla larga per Da Piran che non ha spazio, va dentro Riccardi che riesce a trasformare. Rete. Radovčić, Angiolini. Siamo sul 23-20 in favore di Bolzano. De Santis. Va lui, c'è l'intervento di Volarevic, poi ha provato ad agguantare il pallone De Santis, è riuscito comunque a guadagnarsi un fallo. Leal, Radovčić, va lui verso l'esterno, fallo 9 metri. Leal, parole per De Santis, poi Messina che si intestardisce, si prende un tiro difficilissimo, errore di Flavio Messina, ma palla recuperata dallo stesso Messina che poi va a sbagliare un tiro facile facile dopo che aveva rubato con grande intelligenza quel pallone, con grande astuzia. 23-20 risultato, siamo al 18esimo. Moretti, Gaeta, Kammerer, Fasano senza Paolo De Santis, Bolzano senza Sonner e Turković, tutti usciti per infortunio. Moretti, errore al tiro da parte di Felipe Gaeta. Si riparte Maione, Radovčić rischia di perdere il pallone, poi Radovčić prova la conclusione, fallo.
Leal, Angiolini, Leal ancora ha spazio per metter dentro questa conclusione in doppio appoggio, 23 Bolzano, 21 Fasano, gol di Andre Alves Leal. Moretti, Riccardi, Gaeta, ancora Moretti che va in elevazione, c'è un fallo, Riccardi, Riccardi, il tiro, palla sulla traversa, errore al tiro di Riccardi, si può ripartire con una rimessa laterale in favore della Fasano, Angiolini, Leal, ancora Leal sul palo dove Volarevic aspettava però quel pallone, è riuscito a neutralizzare estremo difensore croato, risultato fermo sulla 23-21. Gaeta, Moretti, fallo, Moretti in elevazione, palla sul palo, errore di Alessio Moretti, risultato che resta bloccato sulla 23-21 in favore di Bolzano, il Fasano attacca adesso, Leal, Leal, rete da parte di Alves Leal, il Palazzizzi accompagna con l'ennesimo boato questa rete del brasiliano. Siamo sul meno uno, partita completamente aperta. Riccardi, Radovcic ha rubato palla, Radovcic alza la testa, poi la palla per Messina, riesce in qualche modo il Fasano a mantenere il possesso, Radovcic ha subito fallo. Si riprende a giocare con l'attacco della Fasano. Angiolini, fallo ai suoi danni. E c'è un time out su Angiolini. Dopo questa azione di Angiolini, è stato un errore in attacco e dopo il time out siamo sul 23-22 in favore di Bolzano sulla Fasano, che ha fallito questa opportunità di andare a pareggiare. Sporcic, Gaeta,
rimasto a terra da Piran. C'è la palla larga per Sporcic, para Fovio. Il tiro di Leal che fallisce, un'opportunità. Sempre 23-22. Gaeta, fallo di Gaeta, sempre 23-22. Sporcic, s'avventa Leal su Gaeta, il gioco è fermo. Procede ad asciugare il 40-20 della palestra Zizzi. Mancano 6 minuti alla fine. Gaeta larga la palla, Moretti, Riccardi, fallo in attacco, c'è il contropiede, Messina, vediamo chi arriva per primo sulla sfera, Messina, fallo. Si riprenderà a giocare da un 9 metri. Dantino, De Santis. Leal, Angiolini, De Santis. Conclusione, vincente di Leal e la rete dell'appareggio, 23-23, la rimessa in piedi Fasano che ha rincorso a lungo ma è riuscita a riaprire la sfida proprio negli ultimi 5 minuti e adesso ennesimo finale tra queste due squadre, tutto da vivere insieme fino all'ultimo attimo. Time out chiamato da Alessandro Fugina. E andiamo da Marcello Festa. Dopo il time out errore, c'è un tiro dai 7 metri però per un fallo da parte di Maione. Si va con un tiro dai 7 metri, Moretti contro Fovio, 4 e mezzo alla fine. Rete di Alessio Moretti.
si gioca con l'attacco del Fasano sotto di un gol. Fallo su Angiolini. Dantino. De Santis che invita con un incrocio Leal, ancora Leonardo De Santis, va lui in elevazione, traversa e poi è sfortunato Leal che non è riuscito a far propria la ribattuta, accelerazione dall'altra parte e arriva il gol da parte di Riccardi, è un gol importante perché siamo sul 25 a 23 con 3 minuti e mezzo da giocare. Angiolini, prova lui, rete di Filippo Angiolini, è arrivato il gol, 25-24, mancano 3 minuti e il Fasano è sotto di una rete, conduce il Bolzano che attacca. Vi ricordo che non c'è alcuna influenza per ciò che riguarda la differenza reti sulla poi quella che sarà gara 2 della settimana prossima. Chi vince oggi porta a casa il primo punto della serie e si va al meglio delle tre. Naturale quindi che chi vinca oggi abbia poi il match point scudetto la settimana prossima in gara 2 alla palestra Gasteiner di Bolzano. Riccardi, Moretti, Gaeta, lo scarico per Waldner, rete di Lucas Waldner, è un gol ancora una volta importantissimo messo a segno dal capitano della Bolzano che ha messo la palla sotto la traversa. Angiolini, prova lui, c'è fallo. Leal, De Santis, fallo e time out chiamato da Francesco Ancona sulla panchina del Fasano. Gioca con l'attacco della Fasano, Maione, 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 pallonetto, rete della 26 a 25, un minuto e mezzo dalla fine. Siamo sul 26 a 25, manca poco più di un minuto, 1 e 15. Ha provato ad anticipare il pallone Leal, non c'è riuscito.
in caso di parità si chiude al termine dei 60 minuti. Errore adesso di Moretti al tiro, fallo. Mancano 55 secondi, seguiamo l'attacco. Fallo su Leal. 45 secondi. Angiolini. De Santis. Angiolini dentro, ha parato Volarevic. Ha parato Volarevic, attenzione! Attenzione, e questa può essere la parata decisiva da parte di Mate Volarevic, e può essere davvero una parata decisiva questa, con 20 secondi da giocare, più uno il punteggio in favore della Bolzano, che naturalmente adesso fa girare palla con grande calma. Si è alzato il braccio del passivo, Moretti da Piran, si prende il tiro, rete di Moretti da Piran, anzi il gol di Gianluca da Piran che la chiude così, è finita gara 1 di finale scudetto, la vince il Bolzano che passa alla palestra Zizzi di Fasano sul 27-25, vittoria del Bolzano 27-25 in gara 1 alla palestra Zizzi di Fasano, una vittoria fondamentale questa in questa serie di finale scudetto, vittoria da parte della formazione della Bolzano che vince 27-25 contro il Fasano in casa del Fasano, e fa suo il primo punto dunque di questa serie di finale scudetto dopo aver battuto il Fasano 27-25. Abbiamo Marcello Festa in postazione a bordo campo.